Allora, la triade aumentata è un accordo costruito da due intervalli di terza maggiore sovrapposti. Quindi che cosa succede? Che noi sovrapponiamo una terza maggiore, quindi Do mi, e un'altra terza maggiore, che sarà Mi, Sol diesis, ok? E quindi ci viene fuori una triade aumentata. La triade aumentata si segna con il nome dell'accordo e con a fianco scritto AUG oppure un più. Erroneamente, spesse volte troviamo nella nomenclatura gli accordi major 7 sono scritti più 7. In realtà più sta a indicare aumentata. La triade aumentata noi la possiamo vedere anche in un'altra maniera, come una triade maggiore, Do, Mi, Sol, con la quinta che sale di un semitono, innalzata di un semitono, quindi Do, Mi, Sol, diesis. La triade aumentata può avere tre fondamentali, ovvero la triade aumentata di Do, Do, Mi, Sol, diesis, è uguale identica alla triade aumentata di Mi, Mi, Sol, diesis, una terza maggiore sopra Sol, diesis, c'è Do. Sarebbe Si diesis, Do. Facciamo la triade aumentata di Sol diesis, Do, ossia diesis, però lo chiamiamo Do, Mi. Quindi è un accordo che ha tre fondamentali. È un accordo in cui ogni nota può essere la fondamentale. Questo cosa vuol dire? Che è una triade che sulla chitarra è speculare, nel senso è geometrica. Noi impariamo una posizione su ogni set e poi la possiamo trasportare una terza maggiore sopra. Quindi partiamo dal set alto, Sol diesis, Mi, Do. La trasportiamo una terza maggiore sopra. Quindi al Do uguale identico, Do, Do, Sol diesis, Mi. La trasportiamo una terza maggiore sopra, quindi quattro tasti. Ed eccoci qua, Mi, Do, Sol diesis. La trasportiamo una terza maggiore sopra e siamo di nuovo qua. Altro set, quindi di seconda, terza e quarta corda. Eravamo qua. Eravamo qua, abbassiamo di un'ottava il Sol diesis e quindi abbiamo questa posizione qua. E adesso questa posizione qua ci basta sempre alzarla di una terza maggiore. Io trovo che sia molto più comodo visualizzarla dalla nota più alta. Quindi dal Mi, adesso troviamo il Sol diesis e adesso troviamo il Do. Ok, adesso abbassiamo il Mi di un'ottava. Ok, e ce l'abbiamo qua. E quindi abbiamo Do, Sol diesis, Mi. Adesso da questa posizione abbassiamo il Do di un'ottava, Do Mi Sol diesis, Mi Sol diesis, Do, Sol diesis, Do, Mi. Il primo esercizio è riuscire a farle parallelamente su ogni set di corda, ok? E quindi abbiamo visto quattro set da tre corde. Esercizio è riuscire a farlo lungo tutto il set su ogni set di tre corde, ok? Quindi abbiamo quattro set da tre corde. Prendiamo una posizione e la trasportiamo una terza maggiore su e giù. Primo set, secondo set.
terzo set. Quarto set. La posizione tra questo set e questo set è la stessa, possiamo cambiare dita. Oppure farlo con le, sempre con queste tre. Adesso possiamo fare questo lavoro qua. Passare da un set all'altro. Però in questa maniera, con questa diteggiatura, risulta un po', diciamo, poco legato. Quindi partiamo con questa diteggiatura. E poi andiamo avanti. Poi saliamo ancora di una terza maggiore. Oppure possiamo andare avanti. La triade aumentata la possiamo utilizzare su vari accordi. Sull'accordo minor major 7, quindi fate un accordo minore settima e abbassate la settima di un semitono. Quindi sul Sol minore minor major 7 possiamo usare oppure lo possiamo utilizzare sugli accordi di dominante con la quinta aumentata. Qua lo utilizziamo utilizzando la scala aumentata, utilizzando la scala esatonale, ok? Quindi quella per toni interi. La scala esatonale o scala per toni interi, abbiamo all'interno due triadi aumentate parallele. Quindi possiamo fare, ad esempio, sull'accordo di settima con la quinta aumentata, tipo Sol, settima, quinta aumentata. Principalmente gli esercizi sono sui quattro set da tre corde, vedere quali sono le posizioni a distanza di una terza maggiore e poi collegarle in una sola posizione. Quindi passando da un set all'altro. Poi provate ad utilizzarla sull'accordo minor major 7 e quindi e sull'accordo con la quinta aumentata. Ed è tutto. Buon lavoro, buono studio.